È fine gennaio, la mattina è fredda. Decidiamo di muoverci verso l'oasi verde, come dà indicazioni della bacheca. Bacheca sistemata al fianco della strada a Baitoni in fondo alla Val del Chiese. Appena superata la bacheca siamo subito all'interno della riserva naturale del Lago d'Idro. Siamo nell'immediato entroterra della sponda trentina del lago. Proseguiamo lungo le strade interpoderali che la fiancheggiano e conducono alla riva del lago. La riserva naturale provinciale si trova al di là della sinistra idrografica del fiume Chiese. Ai piedi del crinale della montagna che guarda ad ovest, pertanto rimane in ombra per quasi tutta la mattinata. Non è la prima volta che la visitiamo, ma lo abbiamo sempre fatto nei momenti del suo massimo splendore della vegetazione, ovvero in primavera ed inizio estate, quando vinidificano varie specie di avifauna e i pesci vanno in frega. Ora, in pieno inverno, l'aspetto è molto diverso. E anche la campagna a questa legata è a riposo. La riserva si trova nella propaggine più a sud della Val del Chiese, nel comune di Bondone, nell'entroterra della sponda trentina del lago. Riteniamo opportuno specificare che le acque del Lago d'Idro sono totalmente in Lombardia. Le oasi naturali del Trentino sono le ultime nate nel sistema delle aree protette del sistema provinciale. Dopo aver raggiunto la parte più ad ovest della riserva, ritorniamo parzialmente sui nostri passi e ci portiamo nella sua parte est, dove si trova a fianco del grande parcheggio quella che viene considerata la porta di accesso alla riserva. I pannelli esplicativi invitano ad entrare, ma prima di entrarvi andiamo a capire meglio dove questa è ubicata. Per questo saliamo al paese di Bondone in Val del Chiese, sopra il Lago d'Idro, che essendo a 720 metri sul livello del mare è già baciato dal sole. Mentre vediamo che la zona interessata dalla riserva è ancora in ombra, come la parte più ad est della piana alluvionale retrostante il lago. La sponda occidentale del lago è già in piena luce. Dopo aver evidenziato dove è inserita l'area protetta rispetto al lago, ci riportiamo al suo punto di accesso e ci incamminiamo lungo la passerella in legno. L'area umida si presenta ovviamente nella sua versione invernale. La brina copre il prato umido ed il canneto è essiccato. L'area umida, prima biotopo del Lago d'Idro, ora riserva naturale provinciale della provincia autonoma di Trento. All'interno della riserva giungono anche due piccoli immissari del lago. Si tratta del rio Re e del rio Fossone. Visto che l'alveo del primo risulta essere asciutto, ci soffermiamo con alcune immagini del rio Fossone, posizionandoci sul ponte in ferro che lo supera. Il rio Fossone entra in profondità a fianco della campagna coltivata. Sulle sue sponde cresce la tipica vegetazione delle zone umide, costituita da salice bianco e da ontano nero, oltre ovviamente al canneto. In questa immagine lo vediamo mentre entra nel lago.
Superato Rio Fossone, continuiamo lungo la passerella che si inoltra nella parte più significativa dell'area rinaturalizzata. Le oasi naturali del Trentino sono le ultime nate nel sistema di aree protette del sistema provinciale. Sono zone particolari di territorio che tutelano ambienti di straordinaria bellezza biologica, soprattutto zone umide. La conservazione di questi ambienti assume grande importanza al fine del mantenimento della variabilità genetica del patrimonio naturale. Sino al 1848 questo territorio conservava un paesaggio molto naturale. Poi venne abbassata la soglia dell'emissario del lago, che è il fiume Chiese in uscita lago. Con l'abbassamento del lago, le paludi del bacino furono disseccate. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso, della vegetazione palustre di un tempo rimaneva solamente quest'ultimo lembo. La provincia autonoma di Trento istituì questa riserva per poterla conservare. E negli anni 2003-2004 furono eseguiti importanti interventi di restauro naturalistico per reidratare i prati umidi e il canneto. Questa riserva è zona speciale di conservazione dell'Unione Europea, oltre che riserva naturale della provincia autonoma di Trento. La riserva naturale del Lago d'Idro è l'unico punto d'appiglio al quale poter far riferimento per far rispettare la normativa sulla gestione dei livelli delle acque del lago. Le rive dei laghi e degli stagni sono tra gli ambienti più umidi e preziosi, siti di riproduzione dei pesci, degli anfibi ed uccelli, nonché luogo di sosta per gli uccelli migratori. Il lago d'Idro si estende su un'area di 11,4 km quadrati, è lungo 11 km, con una profondità massima di 120 metri. Dal 1917 viene gestito come un bacino di regolazione delle acque. Sulla zona della riserva e quella limitrofa a questa vige il divieto di sorvolo con VUAS, ma anche per tutti gli aeromobili, come riportato dalle mappe di D-Fly, con riferimento all'Ente Nazionale Assistenza Volo. Allora capì che porta il mestieraccio, e a Ligarcagni sempre quel tipaccio, appena bagnotta. Nell'aldilà so dell'avviso che deve da toccaglie un posto buono. Le n'ha mandati tanti in paradiso.